estate, mi sentite? Fatemi sapere se mi sentite. Aspettate che intanto qua regolo un po' la luminosità del mio schermo perché è abbastanza buio, ok? Fatemi sapere se funziona tutto, se funziona il microfono, se mi che io uso per gli ASMR. Io l'ho messa nella fotocamera.
quindi sono indietro di due video, io mi porto sempre molto avanti per fare in modo, soprattutto nei periodi intensi, che il canale non rimanga scoperto. Ma le ho letteralmente cancellati, uno era un Get Ready e l'altro era un roleplay. Tra l'altro un roleplay che non posso rifare nell'immediato, quindi vediamo. Perché ero un roleplay con dei cocktail, delle cose che avevo fatto, e ragazzi è andata così. Comunque troverò il modo di rifarlo. Allora, vediamo un po', io vivo a Lecco. Vabbè, Lecco è abbastanza vicina, quindi perché no, probabilmente potrei anche passarci. Settimana scorsa sono stata a Torino. Era una vacanza che avevo programmato, cioè un weekend, sabato e domenica, che avevo programmato da mesi, perché volevo andare a vedere il museo del cinema e il museo egizio, e li ho visti entrambi. In Friuli sono venuta l'anno scorso quando ho suonato con la band, sono stata due volte con la band. Sì, te pure, grazie. Ciao Ale, ciao Ale. Andate tutti a seguire Alessandro SMR, che è bravissimo. La bomba bella sarebbe un bel tour dell'Italia da nord a sud. Gabri, questa però è un po' difficile. Però, cioè, vi assicuro che sarà una cosa bella. Andrea, sto bene. Mi piacerebbe un nuovo video mentre stiri. Perché no, potrebbe essere un'idea, anche perché, spoiler, io praticamente non stiro mai, veramente non stiro mai. Silvia, allora buonanotte, se stai andando a dormire, cara Silvia, tanti baci per te. Grazie mille, Tone, grazie, bella. Domani mi bevo un bel caffè. Vorrei sentirti cantare dal vivo, se canterai lì ci tengo. A Lecco per ora non ho date, anche perché avendo ripreso da poco col tuo, dobbiamo ancora un pochino ingranare, vorremmo tanto riprendere un po' il giro dei matrimoni. Comunque ragazzi, visto che ci ho messo letteralmente settimane a fare il sito web, ve lo lascio così magari lo andate a vedere meglio da computer e da telefono, perché l'ho fatto responsive, ma sul telefono si può fare di meglio, perché sul telefono alcuni titoli sono scritti ancora un po' in grande. Oh, grazie mille Deborah, grazie mille, bella donazione, grazie. Visto che l'altra volta l'avevo detto, voglio farlo anche stavolta. Se fate una donazione, chiedetemi pure un trigger, che ve lo faccio volentieri come ricompensa, insomma. Allora, Little One in Germania, sono stata solo di passaggio quando ero corista degli Anderson Council, che era una band dei Pink Floyd, andavamo a suonare in Belgio, a Verbiere, in un locale carinissimo che si chiama Spirit of 66, e passavamo dalla Svizzera, un pezzettino di Germania e poi in Belgio, quindi ho mangiato in Germania, però ci sono stata proprio solo di passaggio. Andrea, lo so, ragazzi, quando durante il periodo iPop cantavo molto, molto, molto più spesso dal vivo, perché facevo anche venerdì, sabato e domenica sempre concerti, con loro ne ho fatti più di 200, sono tanti. Adesso mi sono più spostata sul discorso studio di registrazione, lavoro molto in questo senso, per magari persone che hanno scritto dei brani.
sono stata ben 4 volte a cantare con gli iPop in un ristorante che si chiama Ten, poco prima dell'arena, poco prima di entrare, diciamo, nella piazza, che non ricordo come si chiama, dove c'è poi l'arena di Verona. Però l'avevo scritto su Instagram. No, non volevo fare il ditino inquisitore, era giusto, mi è venuto così in automatico. Con cosa hai fatto il sito? Allora, con WordPress, insieme ad Elementor. Vi dico, io non sono assolutamente esperta, nel senso che di siti ho fatto il mio, ricamolinari.it, e questo qua non avevo esperienza pregressa, però diciamo che sono abbastanza soddisfatta, anche se ovviamente, non essendo una professionista del web design, ci ho messo tanto tempo. Oh, la mia amica Jessica, ciao, del canale Toy, Jessica Beto, mi raccomando, andate a seguirla, soprattutto se volete imparare il tedesco. Con lei ho fatto il video con Logan, il suo cane, non so se lo ricordate, il video in cui lo spazzolavo, ebbene è il suo cane. Dobbiamo fare il roleplay veterinario appena riusciamo, diciamo che tra me e lei abbiamo delle giornatine belle piene. Se posso chiedere un trigger, chiedo la spazzola. Oddio, la spazzola qui non ce l'ho, dovrei andarla a prendere, così vedete che ho messo i pantaloni della tuta che non c'entrano niente con la maglietta. Caspita, aspettate, vediamo se riesco a fare in altro modo. Chiedo al mio compagno che dirà di portarmi una spazzola. Vedete che, allora, ora mi porti una spazzola, cioè proprio TV per i tè. Per un trigger gli scrivo, se no pensa che sono impazzita. Ok, arriva la spazzola, quindi Deborah, arriva. Fai sempre video ASMR personalizzabili. Allora Sirum, scusate, c'è un po' di casino qua fuori. Allora sì, Roberto, mandami pure un'email, faccio video personalizzati che siano della stessa tipologia che già porto sul canale, quindi ti puoi basare su quello che vedi sul mio canale. Forse sta arrivando la spazzola. Sì, la spazzola. Cioè, penso che sia la spazzola. Ok, grazie, è arrivata la spazzola. Ma spazzola tipo brushing o semplicemente il suono della spazzola? Darò un'occhiata al sito, grazie Gabri. Anche sono di Verona, bellissima Verona. Sei stata anche in un locale erba? Sì, Deborah, all'American Road. Ho suonato tante volte all'American Road, sempre con gli iPop. Almeno 5-6 volte. Oh, Roberta, buon compleanno. Buon compleanno. Tanti, tanti, tanti auguri, Roberta. Hai visto, Fede, ti piace la live? Angelo sfruttato nelle live, oltre ad essere rinchiuso in stanza. Sì, tra l'altro Alessandro ha sollevato il vero problema, intanto faccio un po' di brush. Come sapete non ho i nodi, quindi non c'è molto suono. Alessandro ha sollevato il vero problema, perché io faccio così poche live. Perché quando faccio le live il mio ragazzo deve rimanere rinchiuso in stanza, quindi mi dispiace, cioè lavoriamo entrambi, lui lavora tutto il giorno e poi lo devo rinchiudere. Però gli ho detto stasera è obbligatorio perché non ho fatto il video e quindi per forza devo fare la live. Ti piace il brushing?
spazzola, perché la spazzola può essere tutto. Brunilda, video try on, non lo so, perché come sapete io collaboro solo praticamente con Shein, nel senso che vi assicuro tante aziende sullo stesso livello, diciamo, mi contattano per chiedermi, vuoi provare i capi, eccetera, però proprio perché io non è che voglio riempirmi l'armadio di cose non utili, poi come sapete io nei negozi ormai non compro più, aspetto diciamo sempre le offerte di Shein, perché come sapete a livello di qualità mi ci trovo bene, soprattutto se scelgo io i tessuti, però non mi stanno scrivendo più, quindi niente, cioè non scrivo io a loro, di solito aspetto che si offrano. Mi aveva scritto un brand che si chiama tipo Fashion Nova, però boh, non mi ispirava, non lo so. Se qualcuno conosce il brand Fashion Nova mi faccia sapere se è un buon marchio, se ha dei capi interessanti. Ciao Federico. Ciao Enrico, i tuoi video sono molto carini, molto rilassanti, complimenti, grazie Andrea. Andrea, io so che tu mi scrivi sempre un sacco di domande sotto i video, e anzi ragazzi approfitto di questa live per dirvi, vi giuro, troverò il tempo di rispondere a tutti i vostri commenti. Io vi leggo sempre tutti, giuro, ma appunto ho avuto delle settimane molto intense, perché ovviamente io di giorno lavoro anche, e oltre a questo ho dovuto appunto rimettere in piedi lo spettacolo acustico, fare il sito, fare tante cose, e quindi ho dovuto lasciare da parte purtroppo qualcosa. Ciao Michele, grazie Ale, gentilissimo. Ciao Nitropyros, che ho comprato per la Shein. Ciao, appena arrivata avremo del brushing, uno dei miei trigger preferiti. Lo stavo facendo, ho fatto un po' di brushing. Anzi, praticamente mi sono già un bel po' brushata. Ma tra l'altro, spero che tu abbia visto il video di brushing con la mia amica Alessandra, perché quello è proprio un video tutto brushing. Oh Paolo, ciao Paolo, grazie, bella donazione, grazie mille. Puoi scegliere un trigger. Puoi scegliere un trigger. Un trigger di quelli che ho a disposizione o che mi può arrivare dall'altra stanza. Allora, ciao Cristina, grazie mille. Grazie, ho provato la ricetta del ragù di funghi, che dire, l'ho fatta con i porcini e scaglie di tartufo. Oh, ma questa è la versione proprio, è la versione pro. Fantastico, io poi amo il tartufo, soprattutto il tartufo, quello tardo autunnale, perché il tartufo estivo sa un po' di poco, però il tartufo tardo autunnale ho avuto la fortuna di mangiarlo proprio ad alba. Un anno, adesso non ricordo quando, forse 2017-2018, ero andata proprio alla fiera del tartufo, intanto guardo, cioè, faccio un po' di water, alla fiera del tartufo di Alba, e ragazzi, cioè, il tartufo autunnale-invernale è proprio un'altra cosa. Questa è l'acqua di ieri sera. Ne ho bevute due sul palco, cioè due, una e un pezzettino. Tra l'altro ieri sera alla fine abbiamo suonato 3 ore, perché la scaletta durava circa 2 ore. Poi visto che la cena era, diciamo, sottofondo soft per la cena di San Valentino, visto che la cena si è prodotta,
scherzi che facevamo anni fa. E quindi ieri sono tornata a casa esausta. L'ultimo video è salato sulle mie playlist e penso su molte playlist di altri infetti troppo bello. Grazie, grazie Capri. Il video sui baci, però baci super lenti, super 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 lenti. Mannaggia, lo sono persa, cioè ero da che il video con la navigare. Bene, il tardo per quello da battaglia, ma con quelle delle idee sento qua come si spizzarrisco. Sì, ma a parte che il cioè, tartufo anche da battaglia è sempre buono, ma anche per dire io alla fiera dell'artigianato compro sempre i vasettini di crema, no, non crema, di è tipo una sorta di trito di funghi e tartufo. Ragazzi, è spettacolare. Deborah Romeo da 100 anni piazza a Pintue. Oddio, mi sono persa il commento di Deborah. Oh Paolo, un'altra donazione, ma grazie. Quello sui 60 trigger in 60 secondi.
ottiche, già conosco, già ho provato, già ho testato, che mi vengo bene, forse a eccezione della torta di crepe che avevo fatto lì one shot per la prima volta, e forse a eccezione anche della red velvet che non avevo provato prima, l'avevo fatta così pronti via. Matteo, se canto rischio, magari facciamo una live cantata, quello si può fare, anche se vabbè sapete YouTube con il copyright non ama molto, cioè probabilmente diventerebbe una live che dopo verrebbe demonetizzata, però vabbè si può fare, non è un problema. Oh, domani è il tuo compleanno Davide, io non sono superstiziosa perché non credo che esistano queste cose, quindi ti faccio subito gli auguri. Auguri, auguri, auguri. Farai un nuovo roleplay sulla ragazza sbagliata in Erasmus. Allora, il personaggio mi piacerebbe riportarlo, però non lo so, cioè quella puntata dell'Erasmus si era un po' autoconclusa, quindi boh, chissà cosa farà la ragazza sbagliata. Però mi piacerebbe riportare il personaggio. Se hai occasione, provare le linguine con ricci di mare, è la cosa più buona che ho mai provato nella mia vita. Sì, sì, le ho provate. C'è un ristorante abbastanza vicino qua che si chiama proprio Riccio di Mare e fa le linguine ai ricci di mare, quindi le ho provate. A dire il vero, trovo il gusto dei ricci di mare forse un po' intenso rispetto magari ad altri piatti come le vongole che sono molto delicate. Diciamo che il riccio di mare sa proprio tanto di mare, ecco, scusate la ripetizione, ma allora dovresti provare a fare degli shorts da mettere qui su YouTube sui video che fai uscire ogni volta. Allora Gabri, io ho provato a fare due shorts su YouTube, ma entrambi sono andati molto male, nel senso che proprio poche visualizzazioni, quindi penso che su YouTube per le ASMR vadano molto meglio i video lunghi, perché comunque uno shorts ASMR, non so, forse non dà la possibilità. Sì, tu dici come preview, ci potrei pensare, sì, potrebbe non essere una brutta idea. Potresti fare un video dove massaggerassi una persona reale. Allora Michela, ci piacerebbe con Alessandra fare un'altra tranche di video. Stavo pensando uno sulle unghie e uno sul backtracing, quindi diciamo il sia massaggio, ma come si dice in italiano, backtracing è il dito che scorre sulla schiena, e quindi lo faremo, purtroppo non so quando, perché come vi spiegavo non abitiamo nella stessa città, quindi spostarsi comunque ogni volta bisogna organizzarsi, ecco. Mi fa molto piacere. Ciao Davide, come festeggerai? Per le live cantate andate tutti in nudo. Puoi provare a mangiare un po' più sano, che ne pensi di un ciclo di video ricette ASMR con alimenti sani, magari ancora non tanto d'uso comune, ti vedo molto ferrata sull'argomento. Allora, è un'ottima idea, anche se io mi baso ovviamente sul riscontro del pubblico, non posso fare nient'altro. L'ultima video ricetta non è piaciuta tantissimo in termini di visualizzazioni, quindi il tuo suggerimento è molto utile, ma magari potrei ancora fare più ricette in un solo video, così almeno magari con un solo video do più idee, magari senza mostrare passo passo, perché alcune video ricette io le faccio proprio facendo vedere anche che taglio le cose,
Quindi potrei effettivamente fare questo genere di video così, cioè, anche se un video non va tanto bene, fa niente, però se ne dovessi fare tanti, tante video ricette che non piacciono tanto al pubblico, potrebbe magari non essere una cosa buona. Ciao Cristian. Ma tu sei Cristian, aspetta, non mi ricordo il tuo cognome. Perché io questa settimana ho incontrato un Cristian. Aspetta che vado a vedere. Show, ma le canzoni le ho più o meno sentite, non tutte, ma le ho più o meno
meno sentite. Allora, Madame a tantissimi è piaciuta. Non lo so, io mi riservo di ascoltare il brano più volte. Comunque, sì, allora, a livello tecnico, ovviamente ci sono state bellissime voci, cioè Giorgia, nonostante nell'esibizione che ho sentito non sia stata perfetta, secondo me non aveva una gran canzone, però lei è veramente molto molto brava, si sentono tutti gli anni di studio che ha fatto. Mengoni anche lui è molto molto bravo, diciamo che nelle nuove lepe questo utilizzo un po' smodato dell'autotune falsa un po' il giudizio sul canto. Comunque vabbè, mi sono persa mille commenti, scusate. Fai qualche video sulla lettura di riviste magari proprio di cucina come facevi prima. Scusate, c'è qualcuno che sta entrando, ma a quest'ora, ma adesso vi ammonisco, ma mi sembra l'ora di rientrare. Questo casino, vabbè. Allora, la mia rivista preferita da noi ormai non c'è più, però c'è quella della Conad che a volte leggo in Inaudible, che non è male, non è il top, ma non è male, quindi potrei sì riportarla, perché no. Grazie Irene, la cosa bella, no, che bella cosa aprire la porta e ritrovarsi di fronte a te, la tua SMR artist preferita. Sì, in realtà non è stato proprio sul pianerottolo, ma ci siamo visti giù in cortile. Sei stata veramente gentile, mi hai reso la mia giornata felice, ci fossero più persone come te nel mondo. Grazie Christian, ma anche a me ha fatto tanto piacere, apprezzo molto il fatto che pur essendo molto impegnato trovi il tempo di fare 3 video alla settimana per noi. Guarda Margherita, io vabbè, ho preso il canale come mia priorità. Stasera purtroppo non ero riuscita a registrare il video per quello che vi ho detto prima, perché appunto ho avuto delle settimane belle intense e ho perso 2 video. Cioè ragazzi, lo dico col sorriso, ma voi non avete idea quanto mi sono accorta che erano spariti nel nulla. Cioè ragazzi, volevo morire, volevo piangere. Poi non ho pianto perché le cose gravi sono altre ovviamente, però mi sono un po' girate le borse. E quindi è saltato un po' tutto, ho detto no, almeno la live ci deve essere. Sai, questo il mio secondo canale, il nome è lo stesso che ho su TikTok, Davide Gidiuno. Sono molto d'accordo con te, Enrico, molto bravissima, grazie. Se guardi i suoi video delle ricette del mese, tipo, potresti... Ah, sì, Vera ha ragione, nel senso che avevo fatto, tipo, forse 3 video, cosa mangi in autunno, cosa mangi in estate, cosa mangi in inverno, forse dovrei fare anche l'edizione primaverile, e in quei video in effetti mostravo proprio sempre anche il piatto. Adesso che mi ci fate pensare, potrei farne uno nuovo, quindi magari dai prossimi giorni comincerò a riprendere quello che mangio e vi farò il video. Mi avete dato un ottimo spunto, mi ero dimenticata di questa serie. Io di Sanremo guardo solo il giorno delle cover, dei duetti quando hanno cantato Giorgia e Elisa. Sì, quella l'ho sentita e ho sentito anche, vabbè, quella di Grignani e Elisa l'ho vista perché è stata postata in ogni dove. E a dire il vero,
canzone dei Cugini di Campagna era carina anche secondo me, poi era scritta non lo sapevo che era scritta dalla rappresentante di lista, non lo sapevo. Ho trovato il tuo video dove spazzolavi la tua amica del canale Matematicale, uno dei migliori che tu abbia mai realizzato, l'ho rivisto non so quante volte, grazie mille. No, ma con lei mi diverto proprio a fare i video, anche perché lei l'ASMR piace, cioè proprio piace tanto, e quindi è molto bello trovare qualcuno che abbia piacere a prestarsi. Ma a voi piace anche questo suono? I tuoi video mi aiutano con l'ansia, grazie mille, sono contenta, Michela. Sono in ritardissimo, non preoccuparti Sabrina, tanto resto ancora un pochino, non faccio proprio un'ora giusta, resto ancora un po'. Buonasera, buonasera Lea Wiash. Anch'io ho perso i miei video, avevo nel mio primo canale che YouTube mi ha rimosso. No, cruento, di rabbia che dovresti fare che bella tua cucina rosa, prima è un home tour. Allora Francesca, posto che ormai sono sempre più le persone che hanno visto la mia casetta, compreso Alessandro SML che adesso è andato via, il fatto è che non so se voglio condividere comunque la mia casa, le mie cose a un pubblico così vasto. Il mio compagno non è tanto per la quale, dice, ma però sono i nostri spazi, le nostre cose, e quindi essendo in due io forse lo avrei fatto. Non so se fossi stata qua sola in casa, però insomma, essendo una cosa che bene o male coinvolge entrambi, non lo so, non ho mai voluto farlo. È la prima volta che partecipo alla live, mi è arrivato un messaggio che mi avvertiva, ma sono iscritta al canale da molto tempo, ogni quanto la fai. Allora Margherita, facevo le live fino a qualche mese fa, al giovedì, poi ho smesso perché ho avuto delle settimane molto piene e quindi arrivavo alla sera morta, cioè proprio morta, però stasera ho voluto farla perché non avendo registrato il video non volevo lasciarvi senza nulla. Ciao Miriam, se abitavo vicino a te mi prestavo anche per alcuni dei tuoi video, lo so Gabri, lo so. Vai bene mantenere la vostra privacy? No, ti ringrazio per aver capito Francesca, davvero, anche perché cioè davvero non è, aspettate che prendo anche il gelatino, grazie Michela. Roleplay Nespresso, ti è piaciuto il roleplay della Nespresso? Tra l'altro ne ho fatti due di roleplay Nespresso, e perché no, anzi devo prendere il caffè, potrei farne un altro, tra l'altro qui dietro, no, dove? Qui dietro ho la macchinetta del caffè, rigorosamente Nespresso. Io non bevo tanto caffè, cioè generalmente ne bevo uno al mattino insieme al latte di avena montato, che monto con l'aeroggino che ho lì, però lo voglio buono, quindi ho provato a prendere tante volte, alcune volte le capsule degli altri caffè, e con rarissime eccezioni il mio preferito resta sempre quello della Nespresso, sono sincera, tanto la Nespresso non mi paga, però sono sincera. Sempre bello per un gelatino.
mandando su Instagram, tipo, trova una foto di, e io la cerco al momento. Contate che questo iPhone ce l'ho da 2 anni, quindi foto più vecchie di 2 anni potrei non averle. Ciao Pink Pink. Ciao. Pink Pink. No, come hai rimosso il messaggio? Vabbè, ti saluto lo stesso. Ciao Francesca. Siamo in 115. Lo so che molti di voi magari vorrebbero scrivermi già una domanda, una richiesta di foto. Io ho messo la modalità lenta della chat, ma ho messo la modalità lenta perché di solito non riesco a leggere tutti i commenti. Il tuo esperimento è fantastico, sei pieno di entusiasmo e di interessi, quasi contagioso a farli senza sbagliare, ma congiuntivo sei una carica di energia e stimoli, complimenti. Grazie Margherita, mi fa davvero piacere che arrivi questo, perché effettivamente è vero che per il canale, per questa passione che è l'ASMR, cerco di metterci, no, non è che cerco di metterci, cioè mi viene naturale metterci entusiasmo, positività, e quindi grazie, ne sono felice che arrivi. Comunque questo per uscito dovrebbe fare un bel massaggio, una sorta di brushing sulla vostra testa. Spero che non risulti fastidioso. Quando preparerai le polpette con la farina di grilli, le regaliamo magari a Gabriele Caruso, lui le adoro. Allora, questa cosa della farina di insetti secondo me sta sfuggendo di mano, nel senso che secondo me non è necessario arrivare a impiegare gli insetti, che per carità in altre culture sono da secoli impiegati nel settore dell'alimentazione e va bene, ma credo che con le alternative anche vegetali, quindi assolutamente sostenibili, che abbiamo da noi per reperire, per mangiare proteine, credo che sia qualcosa di evitabile, anche perché da quando ho sentito la farina di insetti è anche molto costosa, quindi la mia domanda fondamentalmente è perché? Cioè, posto che ognuno può fare proprio quello che vuole e io non metto bocca, però la domanda è perché in altre culture è una cosa che esiste, ma non la vedo necessaria, ecco. Oh Giovanna, è ricrollata. Ma mi fa piacere, anzi addormentati pure, siamo qua a posto. All'inizio non ti imbarazzava fare video ASMR su YouTube? Allora Michela, io ho iniziato facendo vedere solo le mani quando non mi mangiavo le pellicine. Adesso è un vizio che ho sempre avuto, adesso ho ripreso e in questo momento sono messa abbastanza male, infatti nascondo un po' le mani. E lo facevo perché lavorando con i ragazzi e avendo a che fare, insomma, con anche il mondo della scuola privata, non volevo, visto che l'ASMR non era ancora così sdoganato, non volevo che si malinterpretasse ciò che facevo su YouTube. Quindi ho iniziato, diciamo, in modo quasi anonimo. Poi, quando ho deciso di mostrarmi anche in viso, ormai l'avevo deciso, quindi no, non mi sentivo in imbarazzo. Guardando i tuoi atti alla spesa, mi è venuta voglia di andare all'Est Lunga, mi trovo molto bene, soprattutto con la loro spesa online.
scelto di non fare
fare il corso insegnanti perché era veramente troppo, troppo, troppo costoso. Veniva fuori quasi 3.000 euro e a quell'epoca avevo deciso di no. E poi ho sempre vissuto in case, in condomini, in posti in cui o non potevo fisicamente mettere un pianoforte o comunque le lezioni private era difficile organizzarle, quindi no, musica non l'ho mai insegnata. A che età hai preso la patente? Tardi ragazzi, tardi, se non erro a 25 anni, quindi molto tardi, ma diciamo che la cosa era nata anche per una questione di pigrizia, perché io frequentavo l'università molto vicino a casa, la sede principale la potevo raggiungere a piedi, e quindi per una cosa o per l'altra, col fatto che quando ho finito, quando mi sono diplomata, ho iniziato contemporaneamente la scuola di musica che ho fatto professionale, quindi non avevo solo canto, avevo tante altre materie, e in più l'università, mi sono sempre detta vabbè, appena finisco una cosa studio per la patente, appena finisco questo studio, e ho procrastinato finché non mi sono laureata. Molto male, però una volta presa poi ciao, cioè macchina sempre. In qualche video fai detto che ti tagli i capelli da sola, come hai imparato? Allora in realtà la cosa è molto semplice, non te l'ho mai fatto in un video, solo perché è una cosa che su cui mi concentro molto. Il fatto di fare un video magari, non lo so, potrebbe essere una distrazione, con quella cosa è molto facile, nel senso che faccio una coda dietro, metto un elastico, lo porto fino in punta, sollevo e taglio, e poi aggiusto i capelli mettendoli così e tagliando, cercando di farli pari. Poi comunque faccio dare un'occhiata al mio compagno, visto che il taglio è pari, e me lo sistema mentre il ciuffo davanti. Vado un po' così, poi lo tiro un po' su e uso la forbice in verticale per farlo un po' più, non so come dirvi, un po' meno netto, un po' più sfilato, e stop, li taglio da asciutti e piastrati rigorosamente, quindi queste sono un po' le indicazioni. Grazie Arianna. Foto del 22 agosto 2021, oddio, vediamo un po' cosa viene fuori, scusatemi se sono indietro con i commenti. 22 agosto 2021, se non sbaglio ad agosto del 2021 ero a Milano. Allora 22 agosto, oh no, questo è del 20 agosto, questo è del 25, questo è del 21. Del 22 agosto ho solo una foto di un cibo. Ho solo la foto, vedete, 22 agosto, di questi gnocchi filanti, mentre foto del 21, probabilmente ho fatto qualche concerto, perché il 21 agosto mi sono fotografata prima di una serata, però del 22 agosto abbiamo soltanto degli gnocchi. Anche io ho chiuso la spesa. Bene, bene, bene. Allora, aiuto ragazzi, sono troppo indietro. Aiuto. Parlaci di trigger che ne abbiamo bisogno. Lo stegosauro, la stella. Ok, dai, prendo la stella. Ciao dalla Spagna, ciao. La cica del cuore azzurro. Scusate, vado un po' in fretta perché sono indietrissimo con i commenti. Ho preso la cioccolata fondente nuova della Lidl, non ne posso fare a meno, ma è vero che è troppo buona, perché non è esageratamente amara, cioè è amara, però ha proprio questo gusto di cacao pazzesco.
tantissimo la cioccolata. Dovessi fare un piccolo mukbang in diretta e magari faremo una live di cena insieme, perché no? Ora no, ho già cenato, ho mangiato l'hamburger di salmone, un po' di guacamole e le arance, perché ho finito la verdura, cioè ho il frigo vuoto. Ciao Sunflower, per il microfono che ricevuto Natale l'hai cambiato? Sì, alla fine il mio compagno ha detto no, alla fine lo Zoom H6 mi hai spiegato che funziona ancora perché è rotto, ma riesco ad accenderlo e usarlo, quindi mi ha detto no, mi dispiace averti regalato qualcosa che in questo momento non è così utile, e ha preso l'Apple Watch. Io volevo anche un orologio meno costoso, ma alla fine gli ho detto no, dai, cioè è il mio regalo, voglio... E in effetti mi sto trovando benissimo. Mi sta aiutando molto con l'attività fisica, anche perché ho ripreso a appunto fare sport. Oh, ciao Jessichina, tanti baci a te. Appena scoperto che fai play qui su YouTube, ero rimasta quando non c'eri sulla piattaforma viola. Sì, allora ho smesso di là perché facendo un solo stream a settimana mi avevano fatto notare che non aveva tanto senso né abbonarsi né supportarmi, perché Twitch è proprio pensata per chi streama tanto, e quindi ho detto ma sì, facciamole su YouTube, così possono essere un po' più estemporanee, un po' più casuali. L'università è risecchiona, allora al triennio, come ho detto prima, col fatto che studiavo anche musica, mi bilanciavo un po' tra università e musica, e infatti sono uscita con, oddio, 102, mentre al biennio seguivo sempre i corsi in accademia, tranne l'ultimo anno in cui ho fatto solo l'università, ma mi piaceva anche molto di più la, diciamo, la specialistica, la facoltà, e sono uscita con 110, quindi direi che sì, studiavo. Il mukbang è il mangiare in compagnia, quindi mangiare davanti alla fotocamera e magari fare quattro chiacchiere. No, vero, non lavoro con i bambini, faccio delle lezioni private ai ragazzi del liceo, soprattutto matematica, fisica. Sì, Francesca, allora se ti accontenti di avere un taglio pari, cioè quindi senza cose strane, senza scalature, eccetera, in realtà è molto facile. Poi se hai una persona che può controllarti, che tu non abbia lasciato spuntoni, cose strane, ancora meglio. Sì, Gabri, a marzo sgancio una bomba. Ciao Pierpaolo, ciao. Buonasera Federica. Sarebbe meraviglioso averti come amica, sei l'amica della porta accanto, perfetta, quarta pagata, pagata, assennata. Grazie Rosetta. Non so se la mia amica Jessica è ancora in live. Io e lei siamo proprio amiche amiche. Buonanotte Deborah, buonanotte, buonanotte. Comunque carina questa cosa delle foto sull'iPhone. Quella di Gabri era un po' strana, quella degli gnocchi. Jerica, mi raccomando, fai altri video di airbrush, che adoro. Sì, adesso farò. Aspetterò ancora un pochino perché è appena uscito quello con Alessandro, ma sicuramente ne farò altri. Ti piace la città di Roma? Ci vivresti? Allora, Ilenia, l'ultima volta che sono stata a Roma, sono stati tanti tanti anni fa in realtà, credo almeno 15 anni fa, non sto scherzando. Sono stata due volte a Roma, entrambe l'ho visitata proprio da turista,
facendo tutti i classici giri del centro, visitando i fori romani, tutte, diciamo, le più importanti, tutti i più importanti, non siti culturali, punti d'attrazione, il Vaticano, eccetera. Quindi diciamo che non l'ho vissuta nella sua interezza, cioè ho visto solo la parte turistica, il centro, eccetera. Quindi forse non potrei dare un giudizio complessivo su Roma. Credo che per rispondere alla tua domanda sia necessario vivere in una città, viverla con tutti i suoi pregi e tutti i suoi difetti. Quindi non lo so, Ilenia, diciamo che a Milano sto bene, Torino mi è piaciuta molto. Potresti fare un video mentre tagli i capelli? Allora, Marica, come dicevo prima, è un'operazione sulla quale di solito cerco di concentrarmi molto, quindi non so, probabilmente fare un video temo che, non lo so, rischierebbe o di farmi fare le cose male, quindi tanto veramente ci sono 100.000 tutorial per fare il taglio pari, quindi sicuramente cercando trovate tutti i tutorial del caso. Qual è il lavoro dei tuoi sogni? Quello proprio dei miei sogni ormai è andato, nel senso che mi sarebbe piaciuto a livello musicale avere, non dico diventare famosa perché poi è esagerato, però avere successo con un progetto mio è ormai è molto difficile, insomma, cioè ho una certa età, quindi non bisogna prendersi in giro. Poi mi sarebbe piaciuto avere un po' di successo sul web per cercare di, non so, lavorare con i social, fare questo lavoro, però anche qui la vedo estremamente dura, quindi non lo so, ragazzi. Per ora mi piace lavorare con la musica a un livello, diciamo, medio. Mi piace quello che faccio, quindi va benissimo così. Una foto del 21 maggio 2021. Chissà se ho fatto foto del 21 maggio 2021, lo scopriamo subito. 21 maggio 2021. Allora ci sono un sacco, ce n'è una del 22. Aspettate. Ragazzi, ma sempre foto di cibi. Ma com'è possibile questa cosa? Allora no, del 21 maggio non ho foto. Però ho una foto del 22. E è questa foto che ho fatto quando stavamo decidendo quale outfit usare per il videoclip di Esotico. Per il videoclip di Esotico. E lo stesso giorno ho anche 100.000 foto di cibi. Tipo, sempre il 22 ho questa foto di cibi. E basta. Comunque ci siamo conosciuti, eri a casa del Cremasco con gli iPop, sì, mi ricordo. Con quale artista, sia italiano che internazionale, vorresti mai collaborare? La tua canzone tipo un capolinea 24 featuring, oddio, oh mio Dio, questo è difficile. Allora, capolinea 24, quindi siamo nel rock. Ragazzi, non lo so, David Gilmour.
da solo. No, non lo so. Anche Sebastian Bach, ex leader degli Skid Row, perché no? Ah, e invece anche italiano, mi chiedi italiano? Italiano? Che domanda difficile, Christian, cioè, così sulla punta della lingua. Vabbè, Laura Pausini, sapete che ho la passione per Laura Pausini, però non per il progetto Capolinea 24. Ci penso bene, poi magari prima della fine della live riesco a risponderti. Com'è vivere a Milano? Ti è piaciuta Torino, visto che ci sei stata da poco? Allora, vivere a Milano a me personalmente piace, intanto vi faccio un po' di brushing. Considerate che io comunque vivo in una zona che non è centrale, quindi essendo abbastanza periferica, non ho quel caos che c'è nelle zone più centrali. Mi piace il fatto che qualsiasi cosa io voglia fare, positiva, un grande vantaggio. Ovviamente, essendo una grande città, ha un po' il malus di essere frenetica, di essere magari a volte dispersiva. È ovvio che non c'è quella dimensione di paese, di piccola realtà che magari è più familiare, è più accogliente. È comunque una grande città, io però ci vivo bene. Torino mi è piaciuta molto. Mi ha colpito il fatto che che sia rimasta in non so come dire, sia a livello architettonico, ma anche proprio a livello di mood, sia rimasta molto antica. Cioè, anche ad esempio alcuni locali del centro storico hanno mantenuto l'arredamento, il mood, l'atmosfera, magari dei caffè dei primi del Novecento, di fine Ottocento. E questa cosa l'ho trovata molto particolare. È un genere di atmosfera che non ho mai riscontrato in altre città che ho visitato. E ci sono inoltre moltissimi portici a Torino, cosa che magari può ricordare un po' Bologna, però c'è proprio questa atmosfera, questi caffè che alcuni sembrano quasi caffè letterari, è molto, molto particolare proprio come aria che si respira. Mi è piaciuta. Musica di videogioco preferita? Allora, mi è piaciuta molto la colonna sonora del gioco Life is Strange, non so se lo conoscete, e anche dei suoi sequel. Adesso non ricordo, forse uno si chiama Before the Storm e l'altro qualcosa che riguarda i colori. Rimosse normale la sua età, lo so, Paolo. Ormai io rimuovo tutto. Hai provato ad entrare in amici? No, Francesca, non ho mai provato. Avevo provato proprio anni fa ad entrare a X Factor. Avevo passato il primo provino, che in realtà si fa con gli autori, ed era andata davanti a Simona Ventura, cioè era proprio tra le prime edizioni, e poi quell'anno lì a programma iniziato, perché era un'audizione per entrare a programma iniziato, hanno preso Giusy Ferreri. Erika, qual è la tua canzone preferita del tuo cantante preferito? Queste domande mi mettono sempre estremamente in difficoltà perché non ho un cantante preferito. Visto che prima ho citato i Pink Floyd, possiamo dire che dei Pink Floyd un
piace molto. Oggi ho riguardato il tuo video su quello che mangi tra colazione e pranzo di 2 anni fa, uno dei miei video preferiti. Come dicevamo prima, ne rifarò un altro. Cioè, mi è già venuta prima l'idea, quindi da domani o insomma appena riesco ricomincio a riprendere con il telefono i piatti che faccio in modo da poter poi fare il video tra un po'. Un po' di tapping. Rispondi ad Andrea, perché è chiaro che sono mesi che fa domande. Gli ho risposto. Te e Laura Pausini sareste perfetti insieme, comunque, è vero, Milano, in zona di periferia è molto più tranquilla, sì. No, ma cioè, io Laura Pausini l'ho amata quando ero piccola, poi ovviamente crescendo un po' i gusti cambiano, ho virato sul rock, su altri generi, però in un modo o nell'altro mi è sempre rimasta nel cuore. Non tutti sanno che ho avuto anche una tribute band di Laura Pausini. Posso chiederti che tipo di alimentazione segue? Proprio una sorta di what eating a day. Allora, recentemente da alcuni mesi, sto switchando un po' verso l'alimentazione un po' più vegetale, cioè anzi decisamente, riducendo di tantissimo il consumo di carne. Mangio comunque a volte pesce, uova, latticini, anche se sto provando a mangiare per il 70% almeno vegetale. Questo per una questione sia di sostenibilità, ma non è il motivo principale, ma anche per una questione di salute e perché ultimamente mi sta venendo, non lo so, una sorta di sensibilità in più nei confronti degli animali. E quindi sto cercando gradualmente appunto di andare verso un'alimentazione, adesso si dice, l'hanno coniato come nuovo termine, flexitariana, in realtà senza dover cercare neologismi, un'alimentazione il più possibile vegetale, ovviamente senza però farsi mancare la giusta dose di proteine, quindi con legumi, tofu, seitan, tempeh, eccetera eccetera, con il minor numero possibile di alimenti processati, quindi più si riesce a mangiare alimenti, cibi veri, meglio è. Oh, ciao Alessio! Ciao Ale! Al tuo compagno piace l'ASMR? No, lo odio! Ma letteralmente gli viene il nervoso se sente l'ASMR. Erika avvisa per tempo che... Ma Ale, ho anche messo la storia su Instagram. No, c'ha ragione Gabri, ho avvisato un minuto prima. E ragazzi, cioè, sapete che sono così. È così. Dovete prendermi così come viene. Come host preferisco The Bird of God, di Final Fantasy VII, grazie a quella ho iniziato a suonare, la conosci? Sai che credo di no, perché ho giocato solo a Final Fantasy VIII, che non ricordo avesse una colonna sonora particolare, cioè no, non la ricordo, ci ho giocato eoni fa. Oggi pomeriggio ho guardato un tuo SWAT alla spesa in cui accennavi di una tua problematica e della tua nutrizionista. Ah, soffri di colon irritabile. Allora, non ero entrata nei dettagli perché vabbè, l'argomento è un po' così. Però, no, o meglio, in quella fase specifica per un mix di stress e un sovraccarico, insomma, dell'intestino, era un periodo che avevo costantemente la mancia gonfia. Qual
qualsiasi cosa mangiassi. E quindi sono andata dal nutrizionista per capire se magari poteva essere un problema di intolleranze, di qualcosa. Lui mi ha detto allora, tendenzialmente no, per un certo periodo di tempo ho dovuto evitare alcune verdure, sostanzialmente quelle con la solanina, quelle troppo ricche di fibre, insomma mi aveva lasciato tipo zucchine, di pomodori no, insalata assolutamente no, però adesso non ricordo, però mangiavo sicuramente le zucchine. Dovrei riprendere la dieta in mano. Mi aveva tolto un po' di verdure, mi aveva tolto i cibi integrali, che lui mi ha detto ovviamente fanno bene, ma non in questa fase, no cioccolato, no caffè, perché comunque sono alimenti irritanti, sono a condizione un po' di malessere dell'intestino e sono andata avanti tipo un paio di mesi, dopodiché pian piano ho ricominciato a reintrodurre le cose e non ho più avuto problemi. Quindi diciamo che nel mio caso si trattava di una fase. Aspetta che prendo la stellina perché piace ad Alessio. Si era trattata di una fase che ho risolto. Non iniziamo con il politicamente corretto, peggio di Sanremo. Cosa ho detto Paolo? Cosa ho detto di politicamente corretto? Cosa ho detto? Cosa ho detto? Molto bello il video, io sono una grande fan, un tuo grande fan, grazie Emanuele. Cioè era in live, mi ha avvisato Gioia del bel mezzo di un no, mi spiace. No, cioè praticamente, vabbè, mi verrebbe un paragone che anche se siamo in fascia protetta non posso dire su YouTube. Ti ha mai sfiorato l'idea di trasferirti per sempre all'estero? Se sì, dove? Ragazzi, è da una vita che l'umo, le Canarie. Nel senso che sapete che io amo l'estate, mi piace il caldo, mi piace il mare. E le Canarie le ho viste in lungo e in largo nei video di Francesca, che su YouTube si chiama Wildflower Mood. Che di fatto ha la residenza lì, ha vissuto per tantissimo tempo lì. E mi piacerebbe, non ve lo nascondo, però come si fa col lavoro qui, gli affetti qui, la famiglia qui, la casa qui? Penso te l'abbiano già fatta in molto, ma fino a quando resti? Non lo so, Desiree, adesso è già 1 ora e mezza che siamo in live, penso ancora una decina di minuti. Siamo ancora un po' insieme. Hello, how are you doing today? ASMR. Vabbè, mi sto impappinando. Sto facendo una live ASMR. Io ho cioè, praticamente l'inglese lo leggo. Piacere, lo scrivo che è un piacere quando devo parlarlo, encefalogramma, pianto, cioè, avete presente proprio, encefalogramma, salvi la live, sì, certo, siamo finiti la flatulenza, capire le interviste, ma paura, me l'hanno chiesto, io rispondo, sai che io rispondo, oro, ti piace anche andare la stellina. Which country do you come from? From Italy. I live in Milan. Anch'io ho questi disturbi, quindi farò il blood test al lattosio per scongiurare una. Sì, boh, grazie per aver risposto, figurati. Ma guarda che magari ti basta fare un po' di disintossicazione e torni nuova. Dai, speriamo. Ciao Sabrina, ciao Sabrina. Allora, Desiree, parlo l'italiano e in teoria l'inglese. Credo anche di essere piuttosto brava nell'inglese scritto e nella comprensione.
c'hai ragione. How are you doing? Non what are you doing? C'hai ragione. I'm fine. I'm okay. I'm doing well. Ti piace la frutta secca? Tantissimo, tantissimo. Tra l'altro prendo anche i burri di frutta secca. Li prendo da Apple Bros, che è il mio sito preferito, che non mi manda più, non mi manda niente. Mi ha mandato solo le ciotole la prima volta che l'ho conosciuto. E poi, ragazzi, se vi faccio vedere tutti gli ordini che ho fatto da Apple Bros, sono diventata povera. Però mi piace anche mangiarla così, la frutta secca dentro lo yogurt. Sono nata l'11 marzo 1986. Erika, i lavori ne ho parlato anche nel resto della live, quindi poi recuperala. Il mio amico Cesare, ragazzi, andate tutti, tutti, vi vedo che non state andando, andate tutti, tutti, tutti a seguire Cesare, perché fa video sulla fotografia che sono bellissimi. E faremo, ora non so quando, perché tra me e lui siamo sempre impegnati, ma faremo anche una collaborazione, quindi stay tuned. Comunque leggiamo la domanda. Magari mi ha mandato quel paese, io lo sto sponsorizzando. Aspettate, preferiresti fare per tutta la vita c'è da ridere BDSM con quella spugnetta, ma avere a disposizione tutti i microfoni del mondo, oppure fare video con il Tascam, solo con il Tascam, ma avere tutti i trigger del mondo? No, ragazzi, mi sa col Tascam, ma con tutti i trigger, cioè dai, non posso andare avanti tutta la vita solo con la spugnetta. Domanda molto cattiva, Cesare, non seguitelo più. No, scherzo, seguitelo. Buonanotte, Nitro Pyros, buonanotte. Sì, concordo, Giorgio, cioè Cesare, mito assoluto. Quest'anno per il tuo compleanno una bella torta ricetta. Allora, quest'anno per il mio compleanno dovrò prepararmi molto prima. Molto prima, perché il giorno del mio compleanno sarò a festeggiare sia il mio compleanno che i 10 anni di fidanzamento con il mio compagno all'estero, in un posto caldo. Quindi quella settimana lì, per forza, dovrò programmare i video, sperando che non succedano altri incidenti. Altri incidenti con l'SD, ma penso di no, perché da questo momento in poi sarò, cioè, proprio attentissima, attentissima. Dolce salato, direi salato, però anche il dolce, no, diciamo di no. Bel modo è per svigorare dalla domanda. Buonanotte Roseta, buonanotte. Desire, gli spoiler non te li posso dare, perché io i prossimi video non li ho ancora girati. Quindi mi farò venire qualche idea da qui a venerdì. Diciamo che questa live è qui proprio per tamponare il fatto che non ho avuto un attimo per girare i video. Aiuto. Grazie K-Bucks che mi davi meno anni. Cerchiamo di mantenerci giovani, di notte dormo in freezer. A quando il secondo romanzo è Manu? L'ho iniziato perché l'idea di una seconda storia c'è, la storia c'è già tutta, tranne, vabbè, qualche piccolo collegamento, ma quello anche col primo era andata così, io avevo in mente la storia, poi i dettagli man mano vengono mentre si scrive. Ma non ho tempo. Ovviamente non mi auguro assolutamente, no, 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 un altro lockdown, no. Però devo dire che il primo lockdown,
86 anni, così capito, esatto, e 86 modestamente li porto abbastanza bene. Aspettate che ho dimenticato il bicchiere, ma sperando che non... Ma quanto è gasata, quanto è gasata l'acqua guizza, era andata ieri al locale dove abbiamo suonato. Che bel suono però. Bello questo suono. Allora, quando e come ti è venuta in mente l'idea di scrivere un romanzo? L'ho iniziato il primo del 2015. Avevo in mente questa storia, ho detto, scusate lo stomaco, l'acqua, ho detto scriviamola. Poi in realtà appunto fino al 2020 non avevo avuto tempo di mettermici con costanza, con calma, ed era rimasto un po' lì. Poi però ho avuto insomma l'occasione di finirlo. Madonna mia, l'acqua frizzante, devo stare attenta. Troppo frizzante, io sono abituata a bere solo l'acqua lete. Voi sapete che nel mio piccolo cerco di essere un po' sostenibile, eccetera, eccetera, ma l'acqua a me piace solo la lete e quindi purtroppo la prendo in bottiglia, ce l'ho anche qua, ma questa, visto che la bevono altre persone, non la bevo a canna e non ho il bicchiere, quindi ho avuto la brillante idea di bere questa che... Madonna mia, frizzantissima. Cioè, Erika, perché il suono del telefono è così sottovalutato secondo te? O comunque così poco utilizzato? A dire il vero, non lo so, intanto prendo un altro trigger. Non saprei, perché come l'ho fatto io, allora quando è troppo forte non mi piace, ma come l'ho fatto io avevo abbassato il gain dello zoom a 3, di solito lo tengo a 10. Secondo me risulta piacevole, un bel suono, non so se sia un suono bianco, un suono rosa, non so bene la classificazione, però per me è molto rilassante, quando è troppo forte non mi piace. Per venerdì fai video ripetizioni parole triggerose se ti va, oh, questo l'ho messo in conto, dello stomaco l'acqua frizzante. Non dovevo bere l'acqua così frizzante, ma chi sapeva che aveva così tante bolle. Non so se lo faccio uscire venerdì perché volevo fare un roleplay, però vediamo. Ma non bevi mai l'acqua naturale? Ah sì, questo già ho risposto, bevo quasi sempre la lete. Che domanda, Lidia, secondo te cos'è l'arte, per te che valore ha? È una domanda difficile. Perché per arte si può intendere qualunque cosa, o meglio, nella nostra contemporaneità l'arte è diventata qualunque cosa. Nel mondo antico l'arte di fatto era rappresentata dalla pittura, dalla scultura, dall'architettura, ma proprio già era un po' borderline, no? L'architettura già si è arte, ma è anche... Poi dipende, sì, dipende in realtà che tipo di architettura, mettiamola nell'arte. Oggi siamo nell'era della riproducibilità, sì, anche la musica, perdon, mi ero dimenticata la musica, il teatro, quindi tutto quello che poteva essere reso spettacolo, quindi poi andando avanti... oltre alla musica, l'opera, eccetera, eccetera, il balletto, tutto quello che è arrivato. Oggi però siamo nell'era della riproducibilità tecnica, cioè, cosa intendo? Qualsiasi cosa che noi vediamo può essere riprodotta. Noi possiamo vedere la Gioconda sul nostro telefonino, quindi l'arte ha cambiato un po' la sua forma perché non è più il pezzo unico, ma è diventata fruibile e diventando fruibile
possono essere arde, non lo so, è un discorso complicato, oddio. È complesso. Non ho una risposta, ho solo appunto questo parere che ho appena espresso. Allora, mi sono persa i commenti. Ah no, ok, diciamo che è molto rumoroso spesso, però sì, lo so, il phon a volte viene proprio sparato, c'è cioè questo rumore tremendo. Cioè, Erika, come va con la palestra? E poi ripreso a fare qualcosa oppure ti sei spostato del tutto sul ballo? No, no, ho ripreso. Allora, il venerdì faccio il corso di reggaeton dalle 7 alle 8 di sera. Continuo a essere la più scarsa, ma con dignità. Mentre due o tre volte la settimana, dovrebbe essere tre, nelle ultime settimane sono riuscita solo due, faccio il programma di Training Pink. Il programma si chiama PBM, tipo, non ricordo l'acronimo per cosa sta. PBM, no, non ricordo. Però è appunto un programma a corpo libero, ma anche con attrezzi, quindi con dei manubri, con degli elastici, con dei rialzi, oppure con il blocco yoga da mettere tra le gambe. Insomma, ci sono degli attrezzi che vengono usati in questo programma per creare un minimo di resistenza. E mi sto trovando molto bene, costa 19 euro al mese. Quindi non costa poco, no, però diciamo che mi permette a casa comunque di fare un bel lavoro e sono soddisfatta. Ora, oggi non mi sono allenata e le mie braccia non crescono, quindi non potete vedere il risultato, ma magari al prossimo trial all un minimo di tonicità in più potrebbe notarsi. Ciao Enrico, intanto mi sa che ancora 5 minuti poi vado a nanna, perché sono veramente, veramente cotta, è mezzanotte. E domani, se voglio fare anche il video per venerdì, devo alzarmi presto. Citazione di Benjamin. Sì. Ho capito quello a cui tu ti riferisci, a un libro che forse ho letto anche per l'università, che si chiamava tipo proprio, ma non era l'arte, era tipo l'immagine nell'era della riproducibilità tecnica, forse era l'immagine, e si riferiva più alla fotografia più che all'arte in generale. Io intendevo il fatto appunto che l'arte oggi sia fruibile per tutti, e tra l'altro sia tutti possano volendo fare arte. Se pensi che chi fa ASMR viene chiamato ASMR artist, cosa che, boh, mi ci definisco perché mi ci hanno messo in questo calderone, però di artist non so quanto in realtà abbia, però vabbè. Se tante lezioni di semiotica di comunicazione in ASMR andrebbero bene puntate intere, così potrei fare una puntata di comunicazione in ASMR, perché no, perché no. Buonanotte Nico, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Scarsa ma con dignità, è bellissimo. Sì, ma perché descrive perfettamente la mia condizione. Sì, cioè ragazzi, io ho proprio due problemi nel ballo, anzi tre, vi dico i miei problemi nel ballo, poi ci diamo una buonanotte. No, aspetta, c'è un'altra domanda di Lidia e poi insomma concludiamo. I miei tre problemi nel ballo sono: uno, forse perché il mio cervello nella vita è stato così impegnato a memorizzare i testi delle canzoni, io faccio un'estrema fatica a memorizzare i passi delle coreografie, quindi nel momento in cui viene fatta una coreografia io ci metto almeno il doppio delle altre a memorizzarla. Due, ho la schiena da sempre estremamente rigida, anche nel periodo
la schiena, che in teoria dovrebbe stare un po' arcuata. Non ricordo che posizione sia, forse cane guarda in giù, qualcosa del genere. La mia schiena non riesce mai a rimanere completamente dritta, proprio perché ho una rigidità a livello lombare che, nonostante lo stretching, non sono mai riuscita a mandare via del tutto. Terzo problema, siamo a tre. Faccio fatica a coordinare braccia e gambe, cioè finché ad esempio la coreografia ha solo le gambe o solo le braccia, o comunque entrambe le due parti del corpo fanno più o meno la stessa cosa, ok? Ma se ad esempio le gambe fanno così e le braccia devono fare così, io mi perdo. Quindi sì, cioè sono veramente... ci devo mettere impegno. Rispondo all'ultima domanda. Oddio, le tapparelle. Chi è che sta tirando giù? Mi sa che sono quelli di questa casa, quelli dietro di me, scusate. Parlo della diretta. L'ultima domandina e poi vado a dormire. Altra domanda intensa, se prima abbiamo nominato l'arte, adesso parliamo di diversità, e dunque cos'è la diversità e come la percepisci personalmente? Allora, anche in questo caso non è una domanda facile. Diversità, bisogna capire innanzitutto in che ambito. Io credo che nella nostra epoca, in cui più o meno è stato stocanato quasi tutto, di diverso c'è poco, nel senso sarebbe quasi più curioso chiedersi cos'è che rientra nell'ordinario, cioè cos'è ordinario, cos'è normale. Non lo so, è una domanda difficile. Perché, cioè, ad esempio, faccio un esempio che può essere stupido, ma può far capire. Negli anni, non so, 30, sarebbe stato strano, sarebbe stato considerato diverso concepire una coppia di persone conviventi e non sposate, ok? Sarebbe veramente sembrata una cosa strana, diversa. Magari sarebbero state additate quelle due persone come, oh, ma vanno contro la tradizione, vanno contro ciò che dovrebbe essere normale. In realtà la normalità o la diversità è un po' figlia dei tempi, cioè è figlia dell'epoca in cui si vive. L'omosessualità nell'antica Grecia era normalissima, nei paesi islamici tuttora è considerata un reato, e quindi non c'è una risposta univoca, non c'è una risposta univoca a questa domanda, secondo me. Bene, ultime domandine, poi nanna, facciamo un bel countdown, come di consueto. E poi nanna, aspetta, tuo pittore preferito? Mi piace moltissimo l'impressionismo, ti dico Monet, anche se di Mane, quello con la A, io ho riprodotto il quadro del vaso di pesci, che non ricordo se si chiamasse così, ma no, sicuramente non si chiamava così, ed è un quadro che mi è sempre piaciuto tantissimo, quindi ti dico Monet, ma anche quel quadro di Manet mi piace da matti. Potresti fare un altro video ASMR su un viaggio virtuale, l'ultimo è stato Londra, Parigi, l'ultimo è stato quello su Crespi Dadda, il villaggio operaio di Crespi Dadda, se non erro, però sì, posso fare un altro viaggio virtuale. Non era omosessualità nell'antica Grecia? Beh, ma c'erano spesso rapporti omosessuali, no? In che senso, Paolo? Prima di andare, spiegami. Era stocanato comunque.
Serata, è stata una live molto carina, molto tranquilla.